il G7 ha parlato di invecchiamento. Perché? E perché è importante che lo abbia fatto? Intanto perché è la prima volta, perché il G7 ha lanciato una specie di proclama dicendo: signori, qui se non invecchiamo bene rischiamo di costare troppo, perché un vecchio in cattiva salute costa un mucchio di soldi, e questi costi non sono più sopportabili da parte dei servizi sanitari nazionali di qualsiasi paese. In Italia noi abbiamo 22.000 centenari, 2.000 in più rispetto all'anno scorso, però abbiamo quasi 1 milione di ultranovantenni. È evidente che se questi ultranovantenni non arrivano nella miglior buona salute possibile, è impossibile sostenere nulla, e negli ospedali italiani, la medicina generale, il territorio in genere non ce la fanno a affrontare questo. Bisogna utilizzare le strategie delle blue zone, si chiamano, i posti al mondo dove c'è un eccesso di centenari, nel senso gente che sta bene a lungo ed è longeva. Bisogna cambiare lo stile di vita, e insieme a questo bisogna ricorrere a quelle che sono le strategie della prevenzione. Gli screening, conoscete tutti la mammella, il pap test delle donne, bisogna stare attenti al diabete, alla ipertensione, a una valutazione ormai dopo 50 anni regolare, e insieme a questo le vaccinazioni. Le vaccinazioni sono l'unica fonte gratuita di longevità. Non vaccinarsi da adulti e da anziani, soprattutto per influenza, pneumococco, SARS, il vecchio Covid, e herpes, è una sciocchezza, perché si muore di influenza, si muore di polmonite, si è morti e si continua a morire anche di Covid, si ha una qualità di vita pessima con l'herpes zoster, e bisogna invece ricorrere alle vaccinazioni per impedirlo. Come si può combattere la pigrizia vaccinale? Bisogna combatterla con campagne, con molti video e molti messaggi che subliminarmente colpiscano le persone, e bisogna dicendogli che se vogliono andare verso la vecchiaia e andare verso una vecchiaia di qualità, bisogna vaccinarsi. I pilastri sono stili di vita, intanto. Muoversi, esercizio fisico, frutta, verdura e cereali, averci uno scopo nella vita, averci una forte vita sociale e familiare. Questi sono i punti di partenza che ognuno può declinare e deve declinare personalmente.